Ciao, oggi mi rivolgo a chef de cuisine o agli executive chef, ai miei colleghi, e ai titolari, o ai gestori o manager di un ristorante, barra, hotel. Ovviamente vale anche per un bistrò, una trattoria, eccetera, eccetera. Qual è l'argomento? L'argomento è l'errore. La cucina di un ristorante deve essere vista come l'impianto di produzione di un'azienda. Un'azienda di qualunque settore. Tu fai maniglie per le porte, hai un reparto che produce, un reparto che commercializza, un reparto che si occupa dell'amministrazione. Produci e vendi carta, sei una cartiera, hai un reparto che produce, un reparto che commercializza, un reparto che si occupa dell'amministrazione. Nel ristorante abbiamo un reparto che produce la cucina, un reparto che commercializza la sala, un reparto che si occupa dell'amministrazione, che di solito è un qualche ufficio da qualche parte. Adesso, quante aziende conosci che nell'ambito di una giornata di produzione non facciano neppure un errore? Però pensarci. Per esempio, tu hai dei fornitori, gente che ti vende il vino, gente che ti vende il salame, gente che ti vende la carta, gente che nelle loro aziende non sbagliano mai? Adesso hai dei familiari. Fanno un loro lavoro diverso dal tuo. Ti risulta che nelle loro aziende non sbaglino mai? Prova a pensarci. Poi hai amici. Ti sarà capitato qualche volta di essere al bar a bere qualcosa con un tuo amico e questo ti racconta di alcuni errori fatti nella propria azienda. Cioè, tu puoi concepire che un'azienda nell'ambito di una giornata non faccia un errore? Ok. Adesso la tua è un'azienda. Inoltre è un'azienda con un carico di stress notevole. Perché noi sappiamo che ci sono cuochi che iniziano la mattina alle 9 e finiscono a mezzanotte. A volte fanno un'ora di pausa e qualche volta anche niente, soprattutto in stagione. E magari lavorano 7 giorni alla settimana in stagione. Come puoi pensare che non ci sia un errore? Dirò di più. Persino in ristoranti pochi, dove i cuochi fanno solo 8 ore e si avvicendano tra di loro, perché magari c'è un cuoco la mattina e un cuoco la sera. Gli errori ci sono ed è giusto che ci siano. Perché? Perché sta nell'ordine delle cose. Certo, ci auguriamo che non siano troppi e ci auguriamo che non siano gravi. Per esempio di errore grave. Ho scordato di mettere l'alice nel piatto X. Questo non è un errore grave. Il cliente si lamenta, non è grave. Perdi un cliente, non è grave. Vuoi un esempio di errore grave? Ti si incendia la cucina. Questo è un errore grave. Cioè hai fatto qualcosa che ha portato all'incendio della cucina. Oddio, e cosa posso aver fatto? Se voi parlate con i tecnici che fanno manutenzione di impianti della ristorazione, scoprirete che è una cosa che non capita poi così raramente come può sembrare. La friggitrice. Perché noi ci scordiamo sempre che l'olio usato per friggere patatine è un combustibile e si incendia come niente. Tant'è che ci sono degli idioti che mettono la friggitrice a fianco ai fuochi. Poi si stupiscono che ogni tanto gli parte una fiamma e speriamo che sia solo una fiamma. Cioè io ce l'ho il caso della cucina incendiata, non la mia cucina, per fortuna, e vi garantisco che non è stato piacevole per il titolare. Questo è un errore grave. Un errore grave è quello per cui ti cade un coltello e va a finire sul piede di un tuo operatore. Questo è un errore grave. Non il fatto che sbagli un piatto. Il fatto che si sbagli un piatto può ovviamente essere antipatico, ma non è grave. Grave significa ben altro nella vita. Ok? Va bene. Io con ciò non sto dicendo che
Ale, divertiamoci a sbagliare dalla mattina alla sera. Quello che voglio dire è che tu spendi una certa cifra per avere un impianto di produzione. O come chef spendi una certa energia, perché poi i soldi li spende qualcun altro, per avere un certo impianto di produzione. E devi aspettarti che nell'ambito di questa spesa energetica o economica ci siano degli errori, che devono naturalmente essere compatibili. Cioè, è ovvio che se io spendo poco perché ho un cuoco che mi lavora 17 ore e io gliene pago 4, poi questo mi faccia degli errori. Ma che ti aspetti? Che sia una macchina? E se anche lo cambi perché secondo te bla bla e ne prendi un altro, poi quell'altro non sbaglierà? E se prendessi me, che sono qui che ti faccio questo video, poi pensi che io non sbagli? È ovvio che si sbaglia, perché è umano, perché non siamo robot. E si sbaglia da entrambe le parti, cioè così come un titolare e uno chef devono comprendere che il proprio personale sbaglia, naturalmente il cuoco, il lavapiatti e il comis devono sapere che può sbagliare il titolare, può sbagliare lo chef e può sbagliare il cameriere. Non c'è assolutamente niente di anomalo in tutto ciò. Cioè, una cucina che non sbaglia non esiste. Quello che è il nostro impegno è far sì che gli errori non siano gravi, per esempio non siano legati alla sicurezza, che gli errori siano al di sotto di una certa soglia. Questo dobbiamo impegnarci. Però guardate, questo non è gratis. Cioè, una persona, per quanto di natura esente da errore, gli errori li farà. E se me lo fate lavorare di più, ne farà di più. E se me lo stancate, ne farà di più. E se me lo stressate, ne farà di più. E se lo fate lavorare in un ambiente che non gli dà soddisfazione, ne farà di più ancora. E se voi lo cambierete, ne troverete un altro che farà gli stessi errori. O ne farà diversi, ma in quantità uguale. Perché? Perché sta nell'ordine delle cose. Allora, vuoi una cucina che non sbagli mai? Cambia mestiere. Non è possibile. Non c'è verso. Non mi chiamare. Non mi venire a dire ti pago una mega consulenza, bla bla, perché così tu, visto che sei bravo e così via. Gli errori sono da accettarsi. Certo, col buon senso. Che siano commisurati a ciò che stiamo spendendo, perché è ovvio che se ho una cucina con tre cuochi che lavorano a turno 8 ore per uno e fanno veramente soltanto 8 ore e hanno un carico di lavoro medio e poi mi fanno 50 errori al giorno, qualcosa da dire ce l'ho. Ma se ho un cuoco che mi fa 12 ore di lavoro, che si avvicenda ogni tanto con un turnante che lo sostituisce quella unica mezza giornata che lui è a riposo, e nell'ambito di un sistema di questo genere magari c'è solo un aiuto e mi fa 80, 90, 100 coperti al giorno e mi fa due errori o tre, poco importa che quegli errori mi hanno fatto perdere un cliente. Perché? Perché è nell'ordine delle cose. È giusto che sia così. Non ti puoi aspettare niente di meglio. Non continuare a cambiare cuochi. Questa situazione non la risolverai. Sei già al meglio delle tue possibilità. Questo vale da entrambe le parti. Cioè, anche il cuoco deve accettare che la sala faccia degli errori. Perché così come siamo stressati noi cuochi in cucina, sono stressati anche i camerieri in sala. Anzi, i camerieri in sala sono stressati di più. Perché? Perché c'hanno il cliente davanti con cui devono parlare. E a fronte degli errori fatti in cucina, loro a volte ne subiscono il danno, in termini proprio di rapportazione con la clientela. Quindi, così come ci saranno alcuni errori al giorno in cucina, ci saranno alcuni errori al giorno in sala. E tutto ciò è giusto, normale e doveroso. Non ti piace? Vorresti una cucina perfetta? L'ho detto prima, cambia mestiere. Non esiste. Nella ristorazione non esistono cucine in cui non ci siano errori. Quando hai 3-4 euro al giorno, puoi già aprire lo champagne. Ti va già bene, in qualunque contesto. Gli errori ci sono, ci saranno e sono inevitabili. Spero di essere stato chiaro. Se non la pensate così, io dico sempre, ma tu non ti fidare di Fra, però trovami uno, portamelo qui, che sia in grado di dimostrare, non di dire, perché a parole è facile,
ma che sia in grado di dimostrare che è capace di lavorare tutto un giorno lui con i suoi colleghi senza fare errori. Ciao.